Allora, vorrei appunto partire, no, in questa seconda parte dell'incontro proponendovi un compito e per questo compito mi piacerebbe, se voi siete d'accordo, a formare dei piccoli gruppi, dei gruppetti, se siete d'accordo, eh? Così testiamo l'idea di ammazzarci oppure no. No, vediamo, quindi chiedo gentilmente se siete d'accordo. Le tre persone in fondo, se puoi unirti anche tu con loro, magari, e avvicinarvi fisicamente, così poi vi do il target, il compito. Tu magari se ti puoi avvicinare con loro fisicamente, in modo, magari voi se potete scomporvi in due gruppi, fate un gruppo qui davanti e un gruppo voi tre. Sì, con loro. E magari voi tre, già che state assieme, fate un gruppo. Ok? Esatto, quando arriveranno si aggregheranno poi ai diversi gruppi. Ovviamente vi chiedo gentilmente di presentarvi, prima di picchiarvi, presentatevi. Ecco, presentatevi tra di voi perché è un gruppo che vi vedrà uniti. Diciannove massimo io finirò. Ok. Allora, scusate, perché purtroppo abbiamo tempi ristretti, in quanto alle 19, quindi tra meno di 40 minuti, dovremo chiudere il nostro incontro di oggi. Quindi abbiamo purtroppo, ci siamo resi conto che il tempo è passato molto rapidamente e questo è un buon segno, almeno per me è passato rapidamente, non so per voi. Allora, visti i tempi ristretti, mi rivolgo a tutti i gruppi per una missione, un compito, e avremo 15, massimo 20 minuti per poterlo terminare. Questa missione è, avendo come punto di riferimento questa ingegneria umana, quindi l'uomo è fatto di impianti che noi abbiamo sintetizzato in questi 7 punti. Okay, innanzitutto, obiettivo numero uno è inventate uno slogan, una super sintesi che possa in qualche modo identificare l'unicità della Puglia, cioè che cosa la Puglia è o dà, per aiutare il turista ad essere meno stressato e a stare meglio. Cioè, quindi è un compito difficilissimo quello che vi do, ma cercate di confrontarvi all'interno del gruppo per riuscire a capire qual è la vocazione naturale che la Puglia, di cui la Puglia è in possesso, per in qualche modo soddisfare questa ingegneria umana. Quindi magari tu scegliti un gruppo qualsiasi a cui ti aggreghi, perfetto, e concentratevi, sono le 18 e 20 se non sbaglio, facciamo così, facciamo un quarto d'ora, quindi hai 35, scusami, esattamente, hai 35, vi chiederò se voi avete individuato uno slogan, cioè uno slogan sintetico, che possa dire che cosa la Puglia ha di naturale, no, capace di soddisfare questa ingegneria umana. Quindi da questo momento buon lavoro, confrontatevi tra di voi, che venga fuori uno slogan sintetico, naturalmente con delle motivazioni che poi motiveranno questa vostra idea. Non avete limiti di carattere, non avete limiti, avete soltanto il limite temporale. Quindi ai 35 qui cominceremo a sparare. Sì, cioè io preferirei uno slogan molto sintetico. Ok? Esattamente. Dillo al gruppo. Comunicalo al gruppo, poi dopo lo comunichiamo. Quindi concentratevi dentro il gruppo. Esatto. Fate voi. Fate voi. Però diciamo, l'importante è che questo slogan sintetico sia capace di rappresentare la Puglia
e soddisfare qualche bisogno dell'ingegneria umana. Il mio obiettivo è crearvi stress. Per trovare, no, stress no, per trovare questi slogan, le agenzie di comunicazione ci vedano. Lo so. Ci deve equivocare. Per forza, per forza. Non sarebbe male. È indifferente. Esatto. Grazie.
5 minuti, mancano 5 minuti. Siamo, come si dice a Roma, carissimo amico. Nato a Mesagna. Mesagna. A Mesagna? A Mesagna. Un minuto, un minuto.
grande. Un minuto, eh? Quindi raccogliete i ferri e scrivete qualsiasi cosa. No. Gli organizzatori hanno messo a disposizione 500.000 euro in banconote da 500 euro che potrete ritirare alla fine del percorso. No, ho detto che avete predisposto 500.000 euro al gruppo che sarà premiato come il lavoro più... Ok? Possiamo ricondurre ad una conclusione? Ansia, stress. Allora, i gruppi che hanno finito, gentilmente? Ok. Un attimo soltanto, aspettiamo che gli altri gruppi terminino. Andate a convergenza, come va? Capisco la complessità del compito, eh? Non mi aspetto... È ovvio. Verrà premiata anche la... Fatto? Vi prometto che non vi picchierò, nonostante... Fatto? Signori, andate a convergenza, per favore, e scrivete quello che vi viene, qualsiasi cosa, però puntate ad una convergenza, così poi raccogliamo un po' le vostre idee e chiudiamo l'incontro di oggi. Lo dobbiamo anche Pronti? Pronti? Ci siamo? Ancora no? Carla, andiamo a chiusura, per favore, così quello che viene, viene. Ok. No, ma infatti basta che convergiate ad uno slogan rapidissimo, poi dopo è più importante che lo spieghiate, cioè tutti, il gruppo avrà modo di dare una spiegazione, no? Fatto? Ci siamo? Possiamo giungere a convergenza? Fatto? Ok, facciamo così. Scusate, ponete attenzione a me, scusate. Attenzione, scusate. Allora, adesso chiedo ad un rappresentante del gruppo di dirmi lo slogan, ma poi soprattutto di esternarmi come si è giunti a questa sintesi, cioè su quali ingredienti, secondo voi, la Puglia ruota in modo naturale per cui si è giunti a questa sintesi. Posso cominciare da questo gruppo? No? Ok. Allora, allora noi... Io sono Alessandro. Alessandro. Irina e Maurizio, non mi ricordo. Dazio? Ah, Tazio, non Dazio. Ovviamente, okay. Come per tutti, insomma, in un quarto d'ora dovevamo creare uno slogan. Sono consapevole della difficoltà, eh. Ok, che
dovesse racchiudere un po' tutti i punti e soprattutto l'unicità o la peculiarità della Puglia. Ci siamo un po' più soffermati sul discorso dell'accoglienza, dell'ospitalità, perché comunque uno sicuramente degli aspetti positivi della Puglia, o in generale dell'Italia, ed è uno degli aspetti che io ritengo più importanti nel mondo del turismo, ospitalità a 360 gradi. Spesso si dice, fate anche negli alberghi, io lavorando anche negli alberghi, sentitevi come a casa vostra. In realtà abbiamo voluto forzare il concetto, perché se voi venite in Puglia non dovete sentirvi come a Londra, per cui lo slogan è questo, magari è brutto. Allora, vi sentirete come a casa nostra, vi sentirete come a casa nostra, entrate in Puglia, benvenuti. Questo ok, è il nostro okay perfetto, quindi il gruppo si è focalizzato sul concetto di ospitalità. E anche quindi di sicurezza, di sentirsi un po' anche... Quindi in un certo senso è come se avesse abbracciato il fatto del conforto, della coccola, della sicurezza, del senso di protezione, nel conoscere la cultura pugliese, nel rispetto della diversità della cultura, ma il fatto comunque di essere rassicuranti. Ma non solo, perché entrando in casa nostra, quindi okay, anche in casa dei pugliesi, la Puglia, come in tutta Italia, è famosa anche per la gastronomia, quindi anche il piacere, la convivialità, okay, eccetera. Ok, perfetto. Questo è perfetto. Molto interessante. Poi mi piacerebbe, visto che non c'è purtroppo tempo, se volete, poi vi lascio la mia email. Mi piacerebbe che eventualmente che voi approfondiate con delle riflessioni i punti di ciascun gruppo, i punti distintivi che ciascun gruppo ha individuato. Loro dicono, per esempio, il concetto di ospitalità. Quindi sarebbe interessante magari anche per email scambiarci se la Puglia ce l'ha questa ospitalità a livello naturale e laddove ci fosse indicarmi dove si vede, ma dove non ci fosse indicarmi come si potrebbe sviluppare. Comunque, buona riflessione. Voi, il vostro gruppo? Carla. Il tentativo è stato quello di toccare un po' tutti i sette punti, no? Di soddisfare un po' tutti i sette punti, mi sentite? Sì. E quindi è venuto fuori, insomma, questo. Puglia, armonia in espressione, madre di bellezza, giostra di sole e di mari, perché ce ne sono due, terra da assaggiare, vieni a scoprirla e appagherai i tuoi desideri. Bello. Quindi, su quali spunti, no, c'è questa poliedricità identificativa della Puglia? Cioè, come siete arrivati a toccare questa cosa? Che punti di forza la Puglia... Beh, perché c'è il cibo e quindi terra da assaggiare, poi c'è il mare, e, quindi giostra di sole e di mari, perché insomma gran parte del turismo si fonda su questo, però la Puglia non è solo questo, ma è anche bellezza e quindi armonia in espressione, perché armonia in tutti i sensi, quindi storia, cultura, però anche la morfologia, perché abbiamo dei promontori, ma abbiamo anche delle grotte, no? Quindi... diciamo il richiamo all'equilibrio, all'armonia appunto delle forme proprio e quindi... Ok, bello. Anche qui vedete se eventualmente questo spunto di riflessione vi fa venire fuori delle critiche o delle idee propositive per gli altri gruppi e poi magari possiamo creare, non so, un gruppo, un'email per poter proseguire, no? Se abbiamo delle riflessioni anche dopo attraverso gli organizzatori o volete vi lascio la mia email. Vediamo un po' se nascono poi spunti anche dopo. Molto ricco, molto interessante, no? Troppo prolisso, dici? No, è interessante. Sono tutte cose che poi meriterebbero altri approfondimenti. Il gruppo in fondo? Grazie comunque. Allora, cosa io sono Lucia. Sì, cosa abbiamo pensato, Lucia? Scritto un ritorno al passato, riscoprendo storia e tradizioni, immersi nella tranquillità e spensieratezza della Puglia, ovvero ritornando ad un passato, tenendo conto che la Puglia ha da offrire tantissimo,
tradizioni, manifestazioni folcloristiche, bellezze architettoniche, inoltre poi c'è di tutto, c'è il mare, c'è ci sono la monti, collina. Sì, anche dal punto di vista atmosferico c'è quasi sempre il sole, quindi ha davvero tanto da offrire. Uh-huh. Quindi immersi nel passato con un ritorno alle tradizioni si trova poi tranquillità e armonia, uh-huh. Spensieratezza, okay. Anche, okay. Quindi gioia. Ok, okay. Quindi da quello che capisco voi avete individuato, no, nella ricchezza del passato frutti e elementi che possono aiutare il turista a ricondurre il proprio sistema in equilibrio. Ok, ok, è un'ottima riflessione. In fondo? Noi abbiamo cercato di individuare i tre macro gruppi che raccolgono tutto il potenziale che la Puglia ha da offrire. Bello. E abbiamo cercato di creare un messaggio breve ma diretto. Quindi Puglia, cibo, arte, natura, l'equilibrio del benessere inteso come benessere. Essere. Bello. 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 Puglia, cibo, arte, natura, l'equilibrio del benessere. Col trattino. Bello, bello. No, ma sento una sorta di ricchezza nella sintesi, perché poi la sintesi qualcosa perde, no? Però in realtà il concetto di essere bene è riconducibile, no? Ad alcuni segreti che si trovano nell'arte, nell'aspetto culinario, no? Nelle nostre ricette, che in qualche modo possano contribuire a questo essere bene, no? Questo benessere. Quindi è interessante la vostra... Sì. Sì, sì. Esatto. Esattamente, ma vabbè, poi lo dico dopo, quindi capisco quanto sia interessante il concetto di sintesi e intuisco che in questo concetto, no, di armonia del benessere si raccolgano diversi spunti proficui. È interessante, è da approfondire. Grazie. Allora, io sono Cristina, Giuseppe, Samantha e Antonella. Noi abbiamo fatto un discorso, non parto subito dallo slogan, okay. Ci arriviamo brevemente, okay. Adesso. Siamo partiti dai 7 punti, dal primo. Abbiamo pensato come se noi fossimo la Puglia e cosa potessimo fare noi per riallineare. Bello. Tutti i punti, partendo Bello. Dal primo. Quindi per sicurezza noi abbiamo scritto territorio, quindi come parola chiave territorio. Perché Bello. Noi abbiamo questa immensa ricchezza e della base da cui partire. Quindi apprezzando il territorio, valorizzandolo, comunque vivendolo, si comincia dal basso, quindi. Esatto. Il secondo punto è il piacere. Noi abbiamo scritto sensualità. Sensualità non inteso come si intende generalmente, ma come insieme di appagamento di tutti i sensi. Per il terzo punto, l'equilibrio, noi abbiamo... posto l'accento su due parole, dieta mediterranea, perché qui c'è tutto. Bravo. E questa ricchezza che comunque caratterizza il nostro territorio, quindi dal Bravo. Punto di vista alimentare, enologico, Bravo. Cioè tutta la semplicità dei Bravo. Nostri sapori, dei nostri odori, l'abbiamo riassunto così, l'abbiamo fatto rientrare nel cappello della dieta mediterranea. Quarto punto, dare, quindi la genuinità del dare, non mi dilungo ancora, espressione, cosa esprime? L'unicità, perché è unica. Direzione, la direzione qual è? Quella di essere attraente, quindi attrazione del turista e attrazione attraverso comunque una risposta ai desideri del turista. Perché alla fine il turismo comunque deve offrire qualcosa, offrirlo nella maniera giusta per
riequilibrare quindi il, diciamo, questi punti alla fine. Il desiderio qual è? L'accoglienza, quello di risultare il più accogliente possibile. In due parole, Puglia, libertà di amare, perché comunque è questa libertà che ti concede che è la cosa più importante, perché tu puoi assaporare in ogni aspetto ed essere libero di viverla come vuoi. Bravi, veramente, veramente molto, molto potente questo tipo di informazione, e per chi naturalmente conferisce al concetto di bravi, bravi, veramente un'ultima sintesi che un po' arricchisce anche le altre definizioni. Trovo qualche spruzzata di genialità in questo tipo di sintesi, no? Anche perché il concetto di amore, che non casualmente è raffigurato, no? Con due semispirali che si incontrano e formano un cuore, quella è una forma matematica molto interessante, parla proprio dell'unione di due sistemi ruotanti proporzionati alla sezione aurea, e questo è il concetto di cuore, di amore, no? Il concetto di amore è armonia, quindi amore si associa al concetto di entusiasmo, e quando uno conosce se stesso e manifesta con equilibrio quello che è scritto nel DNA, genera amore, paradossalmente diventa abbondante. Anche la Puglia, no? Se la circoscrivessimo all'interno dei suoi, no, bordi, no, delimitanti, ha una sua identità, quindi ha un suo DNA. Anche la Puglia ha un suo DNA, come noi ci distinguiamo per il nostro DNA. Io trovo che i vostri spunti siano tutti molto interessanti, peccato che non c'è molto tempo per approfondirli. Se volete magari potremmo continuare il dibattito usando un'email. Non so se tecnicamente gli organizzatori possano fare un'email condivisa, possiamo lasciare le nostre email per fare una sorta di blog e magari continuare, perché mi piacerebbe che voi, partendo dalle vostre definizioni, possiate riflettere ancora di più su quali sono i segreti distintivi che si trovano all'interno del DNA della Puglia, che possono in qualche modo fare breccia nella confusione di una vita spaesante che vivono i paesi industrializzati. Cioè, se voi notate, il mal di vita ha dimostrato che questi sette punti sono KO e l'uomo vive fortemente disordinato. La Puglia, a modo suo, potrebbe dare una risposta, no? Voi avete già sfiorato, no, una parte di risposte concrete che possono aiutare una famiglia, un singolo, un gruppo a trovare qualche segreto per poter migliorare. Io vi dico, vi rinnovo, un trucco, un elemento fondamentale. Ricordatevi che tutti noi siamo dei sistemi disordinati che in qualche modo devono nel corso della vita trovare ordine. E questo ordine è rappresentato dalla conoscenza di sé, finalizzato a sviluppare il nostro talento. Mi seguite? Quindi noi non siamo consapevoli, ma tutti cerchiamo come creare armonia dentro. Tutti vogliamo serenità, e la serenità è frutto di questo equilibrio fra quello che abbiamo dentro e quello che facciamo fuori. Cioè, in teoria, quando noi andiamo a viaggiare, noi inconsapevolmente vorremmo andare a trovare quali sono gli strumenti che poi portati a casa ci fanno stare più sereni. Quindi il viaggio, io vi parlo di quali sono i principi naturali, cardini, poi tutti siamo in qualche modo depistati, ma c'è un blueprint potentissimo. Lo vediamo come agenti di viaggio, quando non ti capita il cliente che non sa perché vuole partire, però solitamente il cliente che va in agenzia, che va ancora in agenzia, ha bisogno che tu magari sia lì ad indicargli il posto dove potrà trovare quello che cerca. Quindi un minimo di consapevolezza, che poi fa parte della consapevolezza di sé, cioè io mi accorgo che ho bisogno di un viaggio perché mi rendo conto che è la mia condizione di quel momento che me lo chiede. Esatto. Quindi l'agente di viaggio può interpretare e suggerire, però la consapevolezza del bisogno c'è nel viaggio, nel turista. Sì, sì. Ancor più nel viaggiatore. Sì, poi, sì. Io sto in qualche modo scomponendo, no, le radici più profonde, vere, che possono motivare una persona in modo naturale a andare fuori da casa propria. E quasi sempre, cioè sempre, le radici più profonde sono una conoscenza per un miglioramento.
Tante volte il turista non ne è consapevole, no? Vuole magari scaricarsi, vuole divertirsi, vuole l'avventura, no? Ma all'interno di questo processo è insito il processo evolutivo. Allora, noi dovremmo in qualche modo riflettere ancora di più partendo dagli spunti molto interessanti che avete già fatto per capire effettivamente la Puglia di naturale che cosa ha. Vi vorrei invitare a riflettere su quelle cose che sono veramente solide, tipo l'olio, per fare un esempio, no? Ecco, osservate che cosa è l'olio, cioè osservate come l'olio viene raccolto, osservate che prodotto è, per farvi un esempio, no? E cercate di individuare qual è la funzione dell'olio all'interno del corpo umano e potreste trovare un sacco di spunti per capire effettivamente quale può essere l'identità di una Puglia, perché anche in un futuro ogni DNA e ogni identità dovrà avere la bravura di conoscere se stesso, identificare e porre plus sui propri punti di forza e naturalmente essere molto bravo a mostrare eccellenza in quello che ha, non vendere ciò che non ha in funzione di esigenze che magari possano trovare mercato. Non so se mi spiego. Non c'è bisogno che tu ti sforzi a fare un marketing, no? Di cose che apparentemente il mercato vuole, quando la natura ti chiede di dare solo ciò che tu hai di lusso. E questa è una regola universale che vale per tutti i sistemi organizzati, in assoluto in primis per noi. Cioè voi avete dei macro talenti e quelli dovreste dare. Dovreste riuscire da qui fino a quando avrete 100 anni ad essere bravi a fare qualcosa che per voi è naturalmente compatibile col DNA. Questo vale per voi, questo vale per una ameba, questo vale per una farfalla, vale per una regione, vale per una nazione. Infatti l'Italia farà un grosso passo avanti quando il sistema organizzativo, per esempio quello politico, innanzitutto avrà più cultura, cioè avrà più consapevolezza, no? Ma soprattutto le persone che apparterranno all'Italia, cioè gli italiani, riusciranno ad identificarsi in un DNA e presenteranno il vero plus, che secondo me è legato alla bellezza. No, vabbè, dicevo, se i politici già fossero in linea con quella struttura avremmo già risolto il problema. Però utopia. No, lo sai Lidia, scusami. Lo sai perché io ti invito, no? Pur avendo, no? In qualche modo la consapevolezza di quanto sia impossibile, almeno per adesso, fare una reale rivoluzione di contenuto, sai perché io vorrei lanciarti un messaggio di fiducia, no? Perché ti faccio un esempio banale. Non è casuale che nel Parlamento del 2014, non è casuale, si sta discutendo l'introduzione del concetto di bellezza e di armonia nella Costituzione. Non verrà cambiata, ma se ne sta parlando. Questo è una cosa epocale. Esatto, è una cosa epocale che è consapevole, rimane consapevole delle difficoltà del processo economico, rimane consapevole del dominio delle malattie, rimane consapevole del concetto di ignoranza, però ti posso garantire che nella accezione, per esempio, no, della costituenda, delle leggi costituzionali, il concetto di bellezza non è raggiunto mai nella Camera dei Deputati. Però neanche il concetto di sostenibilità esisteva fino a 5 anni fa, eppure se ne parla tanto per parlare. Questo è il concetto che tanto... No, aspetta, c'è un malinteso. Il concetto di sostenibilità, no, e di aggregazione, ascoltami Lidia, aspetta, non essere prevenuta, il concetto di sostenibilità e di aggregazione non può essere acceso se non c'è il concetto di bellezza. Cioè, paradossalmente, quello che ti voglio dire a te, proprio a te, no, è che se tu continuerai a collegare il pensiero sul no, genererai no e contribuirai e ridurrai le mie possibilità di poter generare il sì. Perché io sono una che ha studiato marketing e parte sempre dalle criticità.
opportunità. Di solito si fa così, sì, per generare un'opportunità. Ma questo ha un limite? Ha un limite, sicuramente, sì, però è un limite che va considerato come un dato di realtà perché esiste. No, perché la realtà... Almeno per averne coscienza, per poterlo superare. Però la realtà è mediato dallo strumento, no? Quello selettivo del pensiero. Quindi quello che voglio dirti è che noi abbiamo una sola via d'uscita, una, che è la qualità della conoscenza. Ricordati l'arca di Noè. No? Quindi la conoscenza può, per esempio, generare in te l'arcobaleno. Non so se mi spiego. Quindi tu hai una possibilità, quella di aumentare la possibilità di far uscire da te, da queste sette ghiandole endocrine, dei colori. Cioè, se tu raddrizzi l'uno, esce rosso. Se tu raddrizzi due, esce arancio. E così via. E puoi formare arcobaleno. Questa è una capacità che l'uomo ha, e di cui è dotato, che è inside. Cioè, paradossalmente puoi superare le ostilità del contesto esterno, che è nero. Ed è l'unica via d'uscita, perché poi non ce ne restano più. E diventa ancora più forte se il tuo piccolo arcobaleno si unisce col suo, e si unisce col suo. Ecco perché una proposta turistica pugliese che possa scegliere l'eccellenza di piccole cose molto semplici, che possono essere vendute ad un gruppo di giapponesi, o a un gruppo di americani, o a un gruppo di canadesi, è uno dei piccoli modi in cui si può alimentare la generazione di un po' di arcobaleno. Ed è una piccola via d'uscita. Però, quando l'accompagnatore turistico o colui che organizza, per esempio, un tour per l'olio, riesce a usare l'olio come veicolo per aiutare il turista a conoscere se stesso, lì è la scintilla. Sì, poi io ho sempre questa devianza dell'aspetto economico. In realtà, quando se riesci a vendere l'olio al turista e generare consapevolezza, devi riuscirglielo a vendere tre volte tanto rispetto a quanto invece tu l'hai fatto. Cioè, non ha senso parlare di qualità, di sostenibilità, se poi all'interno di un territorio limitato, con una capacità di carico economica, sociale e ambientale limitata, continuiamo a far arrivare 80.000 persone, non qualificando nell'offerta, nel prodotto offerto, ma solo rendendolo uno slogan. Non ha senso. Sì. Quindi se deve essere una cosa sostenibile, se ci deve essere, sì, qualità, deve essere sicuramente a un altro prezzo e deve essere sicuramente ricollocata secondo un'altra dimensione esperienziale, sicuramente. Sì, sì, però quello che dici tu, pur nella sua, no, giustezza, no, nell'analisi sociale, ha un rischio. Cioè, il tuo pensiero in questo momento ha selezionato l'identificazione di un dolore, no? No. Aspetta, fammi finire. In questo momento, nonostante tutte le difficoltà, c'è un gruppo di giapponesi che valuterebbe la possibilità di fare un'esperienza in Puglia. In questa fase non è importante trattare la cifra, è importante trattare il contenuto. E questo contenuto deve essere capace di avere una cultura interdisciplinare, perché deve abbracciare un po' l'Oriente e un po' l'Occidente, e fare in modo che l'orientale venga aiutato a conoscere meglio se stesso attraverso le patate con le cozze. Quindi se tu sai... Le patate con le cozze saranno per 30 persone, non potranno essere per 1500 persone, capito? L'olio buono sarà per 15 persone, non potrà essere... Ma perché mi parli di questo limite? Perché mi stai autolimitando? Perché per rendere credibile ciò che si dice bisogna renderlo qualificato. Capito? Ma perché per qualificarlo mi chiedi di porre attenzione sul fatto di dover ridurre le quantità? Cioè, questo è una cosa naturale e non è oggetto, no, di un confronto per lo sviluppo del talento. Cioè, quello che ti sto dando, so che, ripeto, c'è poco tempo e io vorrei dirvi altro, no? Perché il rischio, no, che tu stai ponendo in questa modalità di pensiero è di scrivere in Google Life non solo la soluzione, ma di nuovo il rinnovo del problema.
e questa è una cosa raffinata, ecco. Sì. Sì. Sì, sì, oggi. No, il problema non è questo, il problema che tu ti stai ponendo, no? Cioè quello di far vedere al resto del mondo, diventa un ostacolo perché parte da una criticità e viene analizzata come problema. Noi dobbiamo fare un'altra piccola cosa, ed è l'unica via d'uscita, cioè genera una soluzione reale che abbia un reale valore aggiunto per un gruppo limitato o non limitato e loro verranno. No. Il fatto che le persone tornino, il fatto che le persone tornino non è un obiettivo che si deve porre colui che genera la sua naturale attitudine, perché si toglie un sacco di problemi, è questo quello che manca e che ti sto proponendo. Cioè se tu mi dai il meglio di te, ma perché quando lo dai tu stai bene, generi fortuna a te, attivando un processo di scambio energetico, e questa è l'ingegneria umana che ho tentato, nel limite del possibile, di proporvi. No, senza ma, il ma ti frega. Scusa, cioè, domanda, ma il sistema, cioè io non sono esperto, ma il sistema non genera il sistema. Esatto. Cioè, esatto. Se tu oggi mi dai 10, l'anno prossimo in maniera operativa dovremmo, esatto, non dico moltiplicarci, però insomma, esatto, cioè in pratica è un sistema che si autoalimenta, esatto, credo, no? Però esatto, sempre con la qualità. Sì. Esatto. Cioè, certo, certo. Quello che tu stai dicendo, no, se ho ben capito, identifica alcune qualità naturali della Puglia che la fanno essere speciale per un turismo selezionato. Oh. Quello che ti sto dicendo è un messaggio che può essere utile per tutta la tua vita, no? Il messaggio è non preoccuparti, no, su quale è il tuo target. Perché la formazione sul marketing è pericolosissima, in quanto ti devia la naturalezza. Cioè, se io capisco che la gente vuole vedere contorsionisti, mi può venire l'idea, per esempio, di addestrarmi per fare il contorsionista. Io invece dovrei capire che con le mie mani, con la mia struttura, non è il mio mestiere fare il contorsionista. Non devo preoccuparmi delle esigenze di mercato, devo preoccuparmi di ottimizzare al meglio ciò che ho da dare, che quando lo do sto bene io. Quindi la bravura, per esempio, di un incontro come questo è stimolare, per quella che è l'esperienza sull'ingegneria umana, voi come fruitori, a considerare che ogni struttura organizzata ha del buono dentro e nonostante c'è tanta ignoranza e tanto squilibrio, ognuno può accendere e incuriosirsi su questo buono dentro. La prima cosa che va fatta è che voi generiate illuminazione del vostro buono. Poi, quando state facendo questo, vi unite con altre persone che anche loro stanno tentando di sviluppare il loro buono e generate qualche idea buona. È l'unica speranza per contrastare quel sistema bancario potentissimo che ti condiziona con la paura. Perché questo impianto se ne va alle cozze con la paura. La paura è quella che genera veramente tanta confusione. Oh, scusate il poco tempo, ma dobbiamo purtroppo lasciare
il locale. Grazie del vostro ascolto. 5 minuti. Una cosa importante che non ci ha detto. Sì. Che cos'è il pensiero? È una domanda molto semplice che provo a sintetizzare. Il pensiero è una entità strutturale, immanente, cioè sottoposta a delle regole in cui non c'è né il tempo né lo spazio, che governa, come fosse un direttore d'orchestra, tutte le strutture più o meno organiche di cui si è composta, al fine di produrre luce. Di produrre luce. Esattamente. Esatto. Cioè, ricordate il concetto, no? Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. È una cosa estremamente interessante. Ed è sita in tutti i testi sacri, non solo in quello cattolico. Allora, se volete, scrivetemi una email a rubino.codice64. Grazie, @gmail.com. Se volete, il sito mio è Alessandro Rubino, alessandrorubino.com. Se volete, c'è anche un questionario gratuito, se volete misurare quanto stress avete, e vi manderò a tutti la risposta. Alessandrorubino.com, www.alessandrorubino.com. rubino.codice64@gmail.com, ma dal sito però si può accedere direttamente a mandarmi un'email. Codice 64 è? No, è una formula matematica che ha a che fare con la bellezza con la quale noi siamo stati tutti generati. Cioè l'evoluzione a 64 elementi è una fa parte di questo ordine superiore che guida tutti i processi, no? Quindi, e non è una cosa casuale. Io vi ringrazio, vi saluto, buon ritorno alle vostre case, spero di vedervi in qualche altra occasione, grazie per gli organizzatori dell'invito e grazie per i vostri contributi, e magari questi spunti potrebbero essere utili per qualche sviluppo turistico che spero venga fuori nel prossimo futuro.